Buongiorno, bentrovati. Andremo a visitare la città di Gardaia. Buona visione. Gardaia è una pentapoli, c'è cinque città in una. Iniziamo da El Atef. Bonjour, monsieur. Voilà, ça va? Bonjour. Yes. Le cinque cittadine sono tutte murate, cioè la parte antica. Questo signore è Le Parisien, la guida ufficiale di El Atef. Ci sono 20.000 abitanti. Senza questo personaggio qua non si è in piedi. Le vieille et les jeunes. È l'antico cimitero della città. Questa è la moschea bianca interrata. Qua nella cittadella, senza il parigino, non si entra. È l'unica moschea che io ho visto senza il minaretto, perché la chiamata alla preghiera dei muezzin viene sentita in questo anfiteatro naturale. Moschea bianca. Comunque tutte le cinque cittadelle di Gardaia sono patrimonio dell'umanità UNESCO. Finito il giro della cittadella, si ritorna in piazza. Sono seduto qua a fianco al saggio del villaggio, che ha 81 anni, non vuole parlare con me perché sono giovane. Un'altra delle cinque cittadelle della vallata di Gardaia si chiama Bonura. Le visite delle cittadelle di Gardaia, abbiamo l'onore di essere accompagnati da Mimì, che è questo signore qua. È la scorta della polizia urbana che dipana il traffico. Non è la polizia urbana, ma è la gendarmeria. Continuiamo la visita assolutamente con la scorta. Questa è la piazza centrale, cioè la piazza del mercato del centro storico di Gardaia. Vendita di datteri. Datteri. Al pomeriggio il souk è semideserto, torniamo domani mattina. Una cosa complicatissima da capire in Algeria è la moneta. I pomodori sono a 11.000 dinari, che però bisogna togliere due zeri, quindi diventa 110, quindi vuol dire 70 centesimi al chilo. Adesso andiamo a visitare Benisguen, dopo le 4.30 del pomeriggio, perché prima non ci fanno entrare. Grazie alla scorta, continuiamo il tour. Questa è la porta d'ingresso della cittadella di Benisguen. Per visitare queste cittadelle è necessaria una guida, non si può fumare, non si può stare in abiti succinti e si fotografa solo dietro l'indicazione della guida. Questa è la piazza di Benisguen, nel tardo pomeriggio vengono organizzate delle vendite all'asta. Non
si possono riprendere le persone, però viene venduto questo blocco all'asta, siamo arrivati a 5.000 dinari. 6.000 dinari? 6.000. 6.000, voilà. Combien tu le bloc? 1.500 dinari. 1.500 dinari. Reparto cose inutili. 850 dinari. 1.500 dinari. 5.000 dinari, tutta l'attrezzatura, macina a caffè, chiavi, questo è il cardash per cardare la lana, questo serve per raccogliere grano, per tagliare il grano. Il signore è interessato al macinino d'epoca. Altro lotto, cuscini con cuore e strumento per cardare i tappeti. Guida Bashir ci porta sulla torre di avvistamento. Riniziamo il giro nella Pentapoli, cioè le cinque cittadine che formano Gardaia, e quelle di fronte è proprio Gardaia. Venerdì mattina, giorno di festa, sono ancora tutti i negozi chiusi, andiamo in piazza. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Ad esempio sono 200.000 credo al chilo, ma bisogna togliere due zeri. Tradotto in euro dovrebbero essere 14 euro al chilo. Vedete, 30.000, 700, 20.000, l'arachidi 60.000, l'aglio 45.000 dinari. Però bisogna togliere i due zeri, quindi sono 450 dinari al chilo, che vuol dire 3 euro. Qui è d'obbligo per la visita avere una guida locale della città. Una famiglia algerina è stata respinta perché non voleva la guida. La guida è Bahamor. Allora, le uniche persone che si possono fotografare o riprendere nella società e cultura mozabita sono le guide ufficiali. Votre nome, s'il vous plaît? E vous? Merci beaucoup. Visite surtout le Mzab Gardaia. Merci pour cette visite. Ecco, le guide vogliono salutare il nostro primo ministro. Ok. Ça va. Un bonjour pour Georgine, présidente, premier ministre italien, pour la coopération avec le peuple, le gouvernement algérien et le peuple algérien. On vous passe le bonjour à tous les Italiens. Merci beaucoup. Questo negozio di tappeti.
la moto. On va faire un tour. Would you like a ride? Go. That's the first Algerian parliament. The first. Faccio giretto in moto con la guida. Control the police, la scorta della polizia. Si sa mai dovessero arrivare i predoni del deserto. Control the police. Dalla viabilità e dall'autostrada si capisce la grande differenza tra il centro nord e il sud del paese. Usciamo dalla Nazionale 1 che porta ad Algeri e andiamo verso est, nuovamente ad El Oued e poi al posto frontaliero di Taleb Larbi, confine con la Tunisia. Ci arriveremo domani. Gli angeli custodi contro i predoni del deserto. Control the police. Per il carburante, siete che è mancato per un giorno o due. Va bene, menna. In ogni provincia che si attraversa si cambia la scorta, non è un problema di sicurezza, ma cercano di usare questa cortesia verso i turisti, verso un turismo non di massa. Qua tra scorta, doppia scorta, abbiamo bloccato il paese. Questo è un po' contromano, ma non è un problema. Control the police. Nuovo paesaggio. Cambio di scorta, abbiamo raggiunto una nuova provincia. Facciamo un boccone mentre si aspetta l'altra scorta. È arrivata la scorta da Tugurt, si può quasi andare. Finito il giro, siamo di nuovo sulla Nazionale 3, direzione El Oued, dove arriviamo stasera, poi Tunisia. Sia la frontiera algerina che tunisina oggi sono state velocissime, un'ora e mezza entrambe contro le 6 ore dell'andata, quindi abbiamo avanzato del tempo per andare a visitare Om Jemal vicino a Nefta in Tunisia. È un posto incredibile,
ci sono queste piste che sono sabbia e sale, sono quindi delle piste durissime come il cemento. Questo è stato un set di qualche episodio di Guerre Stellari. Il robot di Guerre Stellari e i dromedari dietro. È molto commerciale, però è un posto particolare, carino. Teste di dromedario, il villaggio, altri dromedari. È fresco, cotto sotto la brace. E qui c'è la piazza acquisti. Questo viaggio in Algeria è stato molto interessante, nessun problema particolare, la gente è molto cordiale, con i camper si suscita sicuramente curiosità, ti filmano, ti chiedono la fotografia, brave persone. Grazie a chi ha visto il video e arrivederci al prossimo viaggio, ciao! Fabio, Maurizio, Cristina, Bruna, Elia, Lucio, Paolo IV, Paolo V, Paolo VI, Daniela, Rita, Ivano, Lucia, Maria, Savio, Carla, Sebastiano, il più lontano. E io sono Max, grazie a tutti.